sono saliti a bordo di questi veicoli e hanno dei ricordi. Insomma, questo sta diventando davvero un luogo del passato, della memoria del passato, sia collettiva ma anche singola. Questo che vedete è un carro armato della Guerra Fredda, un Leopard, più esattamente il moderno 1A2. Per qualche decennio questo possente carro armato ha costituito davvero il nervo della nostra difesa corazzata. Era un carro armato davvero temibile, pensate, pesava 44 tonnellate con questo cannone da 105, capace di sparare poco meno di 60 colpi, e aveva una velocità intorno ai 65 km orari al massimo, e soprattutto riusciva a coprire quasi 600 km. Certo, i consumi erano tanti, considerate che con un litro copriva all'incirca mezzo chilometro. Però aveva un problema: poteva sparare solo stando fermo. E questo può sembrare assurdo, ma in realtà era risultato di accordi internazionali. In effetti l'Italia, assieme alla Germania, avendo perso la guerra, non potevano disporre di un esercito di tipo offensivo, quindi un carro armato che poteva sparare, diciamo, in corsa, ma difensivo, quindi un carro armato che sparava da fermo. E così noi avevamo questi carri armati, diciamo, dal dopoguerra, diciamo, con la guerra fredda, dagli anni 60, fino alla caduta del muro di Berlino. A quel momento, nell'89, tutto è cambiato. L'esercito, la marina, l'aviazione potevano essere di tipo offensivo, così come quella tedesca. E allora è entrato in funzione un altro tipo di carro armato, il successivo, è il modello Leopard 1A5. Sentite questo rumore? È proprio quello di un Leopard, però vedete, senza torretta. In effetti si tratta, se volete, di un carro attrezzi, un carro da soccorso, un Leopard ancora usato oggi per trainare dei carri armati, appunto, come quello che sta arrivando adesso. Eccolo! Questo era il nuovo tipo di Leopard, vedete? Molte differenze, soprattutto la torretta era in grado di sparare in corsa, certamente una grande differenza rispetto a prima. Però pensate che anche questo carro armato ad un certo punto è diventato superato per i tempi. Andavano bene negli anni 60, 70, 80, ma a questo punto si poneva un problema. In Italia si cominciò ad avere progressivamente un esercito di professionisti, non più la naia, e di conseguenza si chiudevano dei reggimenti corazzati, e quindi questi carri armati, anche per questioni economiche, dovevano andare, per così dire, in pensione, anche perché il nostro esercito ha cominciato a dotarsi di carri armati italiani, questi erano carri armati tedeschi. Dove potevano andare azione di questi grandi carri armati della Guerra Fredda? Nel posto dove ci troviamo ora. Si rimane davvero senza parole di fronte a quello che si vede qui, nel parco mezzi cingolati e corazzati dell'esercito, a Lenta. Sembra quasi un esercito fermo nel tempo. E quello che colpisce di più non sono tanto i veicoli, ma il loro numero, sterminato su più file, che non sembrano finire mai. Come avete visto, non ci sono solo carri armati, ma anche altri tipi di veicoli, mezzi cingolati come questi. Questi sono i famosi
M113, che poi hanno subito nel tempo un'evoluzione diventando VCC, eccetera, eccetera. Questi sono dei veicoli capaci di portare delle truppe, 7 soldati, 7 fucilieri più 2 uomini d'equipaggio. Però una caratteristica davvero curiosa di questo cingolato, vedete questa specie di grande tavola di legno, in realtà serve come frangiflutto, perché questo veicolo è anfibio. Dovrebbe essere in grado di entrare in acqua e di galleggiare, e tirando giù questa tavola di legno si stabilizzano le onde. Ma poi nel tempo e sui teatri operativi sono state apportate delle modifiche, vedete, sono state messe delle blindature, delle corazzature in più, perché c'erano dei temibili mezzi anticarro, quelli cosiddetti a testa cava. In pratica un colpo arriva su un blindato e concentra tutta la carica in un punto preciso, praticamente facendo quasi una specie di fiamma ossidrica. All'interno poi entra una fiammata di calore che uccide tutti. E proprio per evitare questi sono stati messi a punto dei concetti di blindatura molto particolari. Questa è una struttura a nido d'ape, ondulata. In questo modo il colpo arriva, impatta su questa blindatura, esplode, ma siccome la blindatura lascia un intercapedine tra il mezzo e l'esterno, il calore va in quest'area e quindi esce fuori e non si concentra contro le pareti del mezzo. Ovviamente, l'avrete visto, si vedono delle sigle che conosciamo bene, I4. Qui stiamo parlando della Bosnia. Alcuni di questi veicoli avevano anche la possibilità di mettere un traliccio in verticale per colpire i cavi d'acciaio tesi in mezzo alle strade, magari di notte o nei boschi, da varie fazioni. Insomma, rivedendo questi veicoli è come sfogliare un libro di storia moderna recente, che vi parla della Bosnia, che vi parla per esempio di Nassiriya, che vi parla del Libano. Tutto è scritto praticamente su questi veicoli, sulla loro superficie, sul loro colore. Oltre la Bosnia c'è anche il Kosovo, come indica la sigla, appunto, K4. Quest'altra scritta in arabo invece ci rimanda a tempi recentissimi, 2003-2006, all'operazione antica a Babilonia e quindi all'Iraq e in particolare a Nassiriya. Una delle tante missioni di peacekeeping che ha visto la presenza italiana su scenari internazionali. Ma ci sono anche mezzi che hanno partecipato a missioni precedenti, come la Somalia o anche il Libano. Vedete, l'Italia è stata la prima nazione ad adottare dei veicoli su terra, dei cingolati, con la pittura bianca, che poi è stata usata comunemente in tutte le missioni dell'ONU. L'M113, con tutta la sua evoluzione di modelli successivi, può essere considerato una specie di elicottero con dei cingoli, quindi è molto versatile, può essere usato in vari modi: trasporto truppe, trasporto personale, posto di comando, comunicazioni, ma anche ambulanze. Infatti sono molti i veicoli che hanno il simbolo della Croce Rossa. Il parco dei mezzi cingolati e corazzati dell'esercito qui a Lenta, lo avete visto, è un luogo davvero unico nel suo genere. Ma che fine faranno tutti questi carri armati, questi mezzi che vedete attorno a me, queste centinaia e centinaia di Leopard? Rimarranno qui ad arrugginire per sempre? La risposta è no. Per esempio, è possibile che qualcheduno di questi carri armati venga donato a chi? A chiunque ne faccia richiesta, ma non un privato, ovviamente. Invece, se un comune vuole un carro armato da musealizzare, o un museo storico, o ancora un'associazione storica vuole avere un carro armato, l'esercito glielo può dare. Però non viene dato operativo, viene demilitarizzato, come si dice, cioè il cannone viene piombato e il motore viene disattivato, non potrà mai più accendersi. Di conseguenza il carro armato è statico, è come un monumento. E inoltre chi lo vuole dovrà farsi carico anche del trasporto. Ma non tutti i carri armati avranno questo destino, magari solo pochi. In realtà ognuno dei mezzi qui a Lenta avrà una fine,
in un modo o in un altro. Se non è con la donazione, magari è in un altro modo. Ecco quali. Queste che vedete sono delle auto blindo da 25 tonnellate, sono le famose Centauro, tra le migliori al mondo. Pensate, possono raggiungere i 120 km orari e anche sparare correndo con questo cannone enorme che è quello di un carro armato da 105 mm. Attorno a me ce ne sono una settantina, ma il loro destino probabilmente non è quello di rimanere qui, diciamo, a invecchiare, a rugginire, perché queste auto blindo interessano altre nazioni. Ma c'è un altro destino che aspetta tanti dei mezzi che abbiamo visto qui nel parco mezzi cingolati e corazzati dell'esercito Allenta. E questa pila di cingoli vi dà l'idea di quello che accade. Siamo nel cosiddetto sito di riduzione che fa parte di questo parco, e questa montagna di cingoli che ricorda quasi gli scheletri di serpenti preistorici o i tentacoli di qualche strana creatura, vi fa capire che qui avviene la demolizione definitiva di tanti mezzi. In pratica, i mezzi vengono portati in quest'area, che può essere vista anche dal satellite, controllata da tanti paesi che hanno firmato gli accordi internazionali. Vengono asportati i portelloni, molti pezzi, sezionati i cingoli, e poi magari vedete un mezzo dal peso di 12-13 tonnellate preso con una grande facilità da parte di un altro mezzo e portato sotto un capannone. Lì avviene la bonifica, in pratica vengono asportati tutti i liquidi pericolosi, oli, liquidi refrigeranti, eccetera, tutto quello che può danneggiare l'ambiente. A questo punto quello che a noi sembra una carcassa in realtà potrebbe tornare in vita, potrebbero essere rimessi i cingoli, tutto quanto, quindi potrebbe in teoria tornare a essere operativo. Ma il passo successivo, diciamo, distrugge definitivamente ogni mezzo cingolato o corazzato. Andiamo a vedere. Ecco, ora vedete che dal fondo del sito di riduzione sta arrivando un escavatore gigantesco e al posto della benna ha una specie di grande cesoia di pinza, sembra quasi la chela di un granchio. E vedrete cosa accade, anche perché questi mezzi non sono d'acciaio. Un Leopard, un carro armato, è d'acciaio. Questi che vedete invece sono dei mezzi in alluminio, ma di 4 cm, capace di fermare i colpi di armi portatili, quindi di proteggere le truppe. Quindi ognuno di questi mezzi in realtà è un piccolo giacimento d'alluminio. E allora ecco cosa accade: tutto verrà riciclato, verranno fatti a pezzi questi mezzi. Ma quello che accade adesso è che questa gigantesca cesoia, facendo quei tagli, rende assolutamente inoperativo qualunque mezzo che vedete alle mie spalle. L'alluminio verrà poi riutilizzato, riciclato attraverso le fonderie, e fra qualche settimana potreste ritrovarvi delle porzioni di questi mezzi alle mie spalle sotto forma di biciclette, di telai di biciclette oppure di lattine sui supermercati. Questo è il destino che aspetta i mezzi alle mie spalle. È davvero impressionante pensare che in questo istante tutto attorno a noi ci siano più di 110.000 tonnellate di acciaio, alluminio, eccetera. E come abbiamo visto, tutto è destinato a scomparire. Ognuno di questi veicoli svanirà. Alcuni, come abbiamo visto, saranno demoliti, altri ceduti, altri venduti, naturalmente sempre secondo degli accordi internazionali e delle decisioni del nostro Stato. Ma insomma, le immagini che avete appena visto in questo servizio sono destinate a diventare immagini d'archivio per le prossime generazioni, proprio perché questo deposito di mezzi è frutto di un momento particolare della storia, cioè la guerra fredda, la fine della guerra fredda, la fine della NAIA. E quindi quando l'ultimo veicolo
scomparirà da questo luogo quando qui tornerà a crescere l'erba e poi gli alberi e i boschi, ci troveremo in uno scenario internazionale che oggi possiamo solo immaginare con nuove dinamiche e nuove incognite.